Allora, ben ritrovati amici YouTube, qui come sempre Berato 80 e Paul e l'amico Paul. Allora, come vedete allo sfondo, oggi faremo l'apertura dell'ultima box uscita dalla Konami, Superstar Mondiali, dove all'interno sono proposte dei supporti di già deck usciti in passato, nelle vecchie espansioni. Come sfondo abbiamo praticamente il leggendario drago bianco, carta che non è giocabile, infatti la Konami se la poteva risparmiare. In ogni caso, iniziamo con l'apertura. Subito. Vai. Ai. Presentiamo pure il nostro amico, il nostro... Allora, abbiamo oggi un ospite. D'onore qui. Il nostro amico Giordi. Giordano. Giordino. Allora, facciamo sempre tipo una parte lui. Facciamo l'apertura. Io ogni posto è diverso. Delle aperture. Sì, richiama mente i starter pack. Richiama praticamente. Allora, vuoi mischiare, vuoi. Esatto. Centrate le pile. Mettiamole così. Quindi facciamo una. No, mettete più centrale che si vede male. Mettilo qua, tu mettilo qua. Ok, quindi facciamo questa mini sfida. Allora, la prima praticamente è quella che abbiamo la sigla. Allora, in queste carte sono tutte sono super e rara segreta prismatica. Esatto, c'è una nuova rara segreta prismatica, il nuovo, diciamo, rarità che la Konami non si vede, avvicinati. Ci ha fornito. Allora, iniziamo la numero 55. Golia Go Go. Vai. Poi il nostro drago Kabuki. Soffio fotonico di distruzione. Sussurro spirituale. Sussurro spirituale. E qua abbiamo sorella Gagaga. La Secret Prisma. Non so se vediamo, vediamo. Aspetta, faccio inquadrare l'effetto. Sì, si vede. Quindi è una specie tipo di una parallel tecnicamente. Cioè, sì, sembra. È una parallel squadrata. Esatto. Cioè praticamente tipo dei tipo è una segreta e parallel insieme. Sì. Allora, questa la mettiamo qui, a vista. Tutte le sigle tra l'altro. Allora, rottura fantasmatrucco. Allora, rottura fantasmatrucco. Poi abbiamo drago nuvola occhi galattici. Poi il dododo pescata. Combattente vat psichico. E poi la pendulum impenetrabile. Per ora niente di che. Niente di che. Allora, infatti qua le carte quelle migliori sono, diciamo, carte che hanno un certo valore, diciamo, valore effetto, sono i nuovi Serafino. Sì. Infatti il Tellar Knight ora con queste carte spicchierà più valore. Il volo spicchierà. Davvero. Avvicinati. Mettiti più. Ok. Sfidante, allora, questo è l'altro supporto, esatto, sia sfidante eroico, anche lo sfidante eroico prenderà comunque il volo. Sì. Numero 18. Numero 18. Patriarca dell'Araldo. Psichico. Forte. Catturatore PM. Un pendolo. Un pendolino. Soldato galattico. Questa è una carta allucinante. Questa è una carta bella da giocare al Saber Drago. Perché si evoca specialmente scartando un mostro di tipo macchina. Ah, e una volta evocato possiamo aggiungere un altro soldato galattico. Però questo livello 5 macchina. Ah, certo. Quindi puoi fare Saber Drago Nova. Non ci puoi fare niente. E poi ti puoi evocare la futura carta che uscirà, che è il Saber Drago Infinity. Quello sale fortissimo. Che prossimamente uscirà nelle prossime espansioni, chissà quando comunque. Aquilone da guerriglia. Aquilone da guerriglia. È strano. Pugile Indomito Ombra, questa è un'altra carta simpatica, un altro numero 55, un'altra rottura fantasmatrucco, è il Cronomalia, questa è una carta che il Cronomalia darà una marcia in più. Il Cronomalia comunque è sempre una carta, diciamo, un archetipo forte di suo, ovviamente adesso con tutto quello che c'è adesso abbiamo praticamente le altro di più forte, però già con questa. Allora, abbiamo un altro aquilone da guerriglia, poi abbiamo un altro drago nuvola, poi questo Dicin, è un nuovo Dicin. Serafino del bilancio.
mi sa che non mi lancia. E poi numero 86. Questa, picciotti, questa è la mia carta preferita del box. È bellissima. Questa è una carta che è formidabile. È una carta formidabile. Questa ha un effetto incredibile. Infatti, con i nuovi, questa con i nuovi supporti. Quella che potrà provare. Essere, infatti, se avete visto nel deck profile che vi ho mostrato, qualche giorno fa. Avete visto gli effetti? A chi non l'avesse visto è pregato di andare a vedere subito dopo aver visto questo video. Sincro. Certo. Un sincro. Una cosina, questo è la... Mecha Phantom Beast. Poi cosa abbiamo? Samurai Gagaga, che vi ho fatto pure il video. Seeds. Ho fatto, quindi per foraggio. Deck profile. Plankton. Questa è una carta... di SpongeBob. questa carta di qua... è da giocare nel deck nel deck Procione. E poi questa ha un effetto incredibile, perché nel deck Procione poi secondo me è fatta proprio del deck Procione. Il rango 3 inferiore guadagnano 500 d'attacco e quelli di quarto superiore non posso attaccare. Cioè questa è una trappola continua. Porta del destino. Non è continua. Questa è continua. Porta del destino. Qua è continua. Porta del destino. Questa è la carta prismatica. Sì. Che la mettiamo di lato. Di lato. Quante abbiamo aperto? 4 bustine, già però numero 86. Sai questo. Vediamo di trovare il serafino. Un altro plankton. Gli altri serafini. Si vede. Vai. Un altro sussurro. Calere pesante. Questa è tipo zombie. Dragonugola. Con un latting di te. Pendulum impenetrabile. Bustina stupida. Soft, diciamo. Colpo contro attacco. Pugile indomito, penso. Ecco. Il nuovo Xyz pungere indomito. Numero 79. Pungere indomito. Nova cast. Allora, pugile indomito Nova Kaiser. Pendulum. Un altro catturatore PM. Numero 3. Questo 36. La cronomalia. E poi onomatopia. Io ho trovato coppia. Infatti il ricava pesa è quella tipologia di carta. Sì, sì, sì. Guarda che sono belle le bustine, tutte diverse. Sì, sì. È come nel... Nel Battle Pack 2-3. Ma vabbè, tutti gli altri Yankee Battle Pack fondamentalmente. Solo che nel Battle Pack 2 c'erano le tre bestie sacre. Robofiore. Questo è un effetto pure simpatico. Di Gin dei Tassi. Di Gin. Sarà la fine della un'altra bilancia. In bilancia. Ga Dogo. Questa è una carta forte. Questa è una carta simpatica ora. Soldato Galattico. Un altro soldato galattico. Un altro sincro Mecha Phantom Beast. Tanto è. Questo è un Xyz per foraggio. Un altro. Un'altra bilancia. Serafino. Proprio. Non si giocherà sicuro. Serafino delle stelle a bilancia. Sì, già, infatti. Questa è una bella carta. Questa si evoca specialmente scartando una bestia radica dalla mano. Quindi consiglio che tu scarti leone e leone parte l'effetto. Perché viene scritto quando va al cimitero. E la evochi specialmente, neanche normalmente. Che cosa? Questo sarebbe praticamente il personaggio dello Zexal. Cacciatore dei numeri. Esatto. Kite praticamente quando era cercava all'inizio i numeri, sì, allora questo abbigliamento sì, trend, esatto. Allora, sfidante eroico, 1000 lame. Questa carta incredibile per lo sfidante eroico. E poi le leggiamo. Allora, questa praticamente è un effetto che appena viene evocata tu scarti un eroico dalla mano e ti evochi specialmente un altro eroico dal deck, quindi chi vuoi tu. Infatti nella deck profile che abbiamo mostrato l'effetto era incredibile. Sì, sì, sì. Cadere pesante della fiamma. Drago ruggito, che fa? Allora, certo, questa carta. Ma tu hai notato che in questa carta sono i ruler. Sì, sì. Cioè, questa praticamente è un colpo basso per me della Konami. Ah, peccato. Cioè, mi vai a bandire il ruler. Ovviamente dico una carta incredibile. Cioè, tu rimuovi, ti partono i quattro effetti e praticamente chi rimuove. E per questo sarebbe stato col Drago Matter, ovviamente abbiamo trovato nella. Ma infatti io a volte non capisco se poi in Giappone la banda lista è diversa. Allora, cioè, io non so se i ruler in Giappone sono stati bandito. Oggi ne parlavo con Oggi ne parlavo con un ragazzo e praticamente mi ha detto che hanno bandito il ruler per far vendere il Necroz. Perché giustamente se c'erano i ruler col Dark Matter non avevano. Allora, appena usciranno praticamente le nuove carte che sono i Zefra,
quella bella. Lì ci saranno, perché alcune carte praticamente Zefra, cioè praticamente è la Zefra è un nuovo tipo di carta che richiama un archetipo, quindi è tipo un'evoluzione di una carta appartentata, e quindi ci sarà una carta Necroz e praticamente l'evoluzione si chiamerà Zefra. Infatti sì, tutti i vari effetti sono applicati. Se tu c'hai uno Shadow, se tu c'hai uno Zefra, ci sarà anche dello Shadow del Teller Knight, ci sarà anche del Burning Abyss, del Necroz, pure del Necroz e di altri archetipi che non mi ricordo. Comunque andiamo avanti. Ah, stelle scelte. Grande, 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 guarda, guardate, scusate, mostra le carte. Ok, mettila lì. Andiamo avanti. Combattente Vat Psichico, un altro numero 55. Questo è... questo è lo sfidante eroico. Un altro numero 18. Grande, quella... non c'è due senza tre, quindi. Esatto. Quindi non c'è due senza tre, quindi dobbiamo aspettare il terzo, dobbiamo aspettare. Certo. Allora, vediamo che si può fare. O anche l'altro, Plankton. O anche Tron, esatto. Anche Tron non sarebbe male. Combattente. Aumento della RAL, questo che fa. Incantatore Gagaga. Soldato calato. No, abbiamo quindi il 3 per esatto. Esatto. Tranquilla, tranquilla. Sussurro spirituale. Sussurro. Boxer. questa è una carta anche pure simpatica. Questa ha un effetto simpatico. Il cagnolino boxer. Il pendolo. Cavaliere pesante della fiamma. Questo è quello che c'è nella bustina. Questo praticamente è quello che c'è nella bustina. E questo praticamente è un supporto per il deck zombie. Ah. Questo qual è? Quello che abbiamo trovato? Quello che non si può giocare. Allora, questa è l'altra carta che la Konami ci ha messo in questa box e non si può giocare. Infatti, se leggete, è scritto proprio qua sotto. Aspettate che metta a fuoco. Un minuto. Aspettate. Questa carta non può essere utilizzata in un duello. Infatti, perché purtroppo vinci la partita. Praticamente questa non è fatta, allora deve essere evocato Xyz e non può essere evocato specialmente in altri modi. Se questa carta attacca il tuo avversario direttamente e riduce il suo life point a 0, mentre un materiale Xyz attaccato che era originalmente di tipo incantatore vince la partita. Che si intende vince il match? La partita in teoria sì. Obbligo, perché se tu gli la 0 è normale che vinci, il duello, dico, non che forse ce l'ha lui, quindi la partita intende il match, che è lo stesso effetto di Drago della Vittoria. Quindi lo stesso effetto di Dark Bone, ragazzi. Questa è carta da collezione. Sì, sì, questa, sì. E questa di qua, se la Konami facesse la versione Jumbo, beh, incredibile. Se Jumbo, che è enorme. Un bel cartone che tu metti. Come quella del Drago Bianco, che è altrettanto bella. Ah, ce ne sono state anche altre. Il Drago Fotonico c'era. Comunque questa bustina. Vediamo un altro boxer. Un allevamento ci abbiamo. Un altro cane. I canuzzi. Soffio Fotonico. Mecha Phantom. Non c'è due senza. Esiste? C'è... non c'è tre senza quattro? No, non penso. Ma io guardate che io ricordo che c'è pure un c'è tre senza quattro. Magari trono. Quindi facciamo l'uno, non c'è uno senza. Non c'è zero senza uno. Andiamo avanti. Samurai Gagaga. Questo è mostro. Questo si chiama Upti Gampi. Che poi c'è un'altra carta che aveva tipo un nome similare nelle. Uscito nella Premium 1, mi sembra. Gadogo. Che era praticamente un. Sì, aveva un nome tipo similare. Che. Aumento dell'Araldo. Carta magia terreno. Degli Araldi. Non so cosa. Evento. Questo è vecchio sconvolgente. Mamma mia, dobbiamo avere la paura. Sì, secondo me la persona si sciocca da sola a fare giochi sta cazzo. Sì, sì. Un evento sconvolgente, secondo me vuoi lo blocco. Questa è una carta bellissima. Sì, vabbè, per foraggio, numero 18. Numero F0. Ah, questa è un'altra una novità, allora. Questa è una bellissima carta. Come vedete, senza... Allora, questa è la prima carta Xyz che può essere evocata sovrapponendo due Xyz. Che era impossibile, praticamente. E infatti, quindi è un Xyz degli Xyz, in buona sostanza. Quindi, allora, questa carta infatti dice... allora, due mostri Xyz con lo stesso rango, eccetto mostri numero, quindi dello stesso rango. Ah. Quindi praticamente la si può giocare in un deck dove tu, per esempio nel Teller Knight,
che hai praticamente ora con i nuovi supporti delle sfidante eroico, hai facilmente, cioè, diciamo, target nel terreno. Andiamo avanti, un altro sfidante. Comunque, eroico. In poche parole, questo per concludere, quella carta ha questo effetto che detacci. Allora, detacci, scegli una mossa dell'avversario, diventa tuo durante la battle phase. Questa carta, allora, tu devi attaccare il mostro in sostanza. Quindi tu dichiari l'attacco, attacchi quel mostro, non ricevi danno. Al termine del damage step decidi se prendere il possesso, il controllo di quel mostro e attacchi con quel mostro. Certo. Cioè praticamente è un infatti è un effetto rapido. Tranne se giustamente il damage step non gli attivi una catena, sì, comunque, sì. Una carta che ti Cavaliere Cilindro Magico. Un cilindro, no, cilindro magico. Oh, Naturia Gaiastro. Bellissimo. No, su questa nuova fusione del Naturia. Guarda, due carina, mostri. Bella carta. Sincro, un altro Aquilone, Aquilone. Oh, Blazer, il eroe elementare Blazman Monte, nostro caro amico Monte. Se questa carta viene evocata normalmente, specialmente, puoi aggiungere una polinizzazione al tuo deck alla tua mano. Solo. Poi ci sono anche altri effetti che non li leggiamo, però già solo inizio, già quanto dire. Quindi. Comunque, un altro aborto. Adesso un altro. Non si sa che cosa. Dragon Cup, un aborto. Mecha Phantom Beast, numero 36. E cacciatore. Un altro kite. Un altro. Dododo, pescata. Dododo. Colpo combattente. Attacco. Robo Fiore. Non c'è più trovato. Numero 79. Un'altra sorella, Sister Gaga. Sister Gaga. Un altro di Jin. Un'altra bilancia. C'è bilancia, possiamo venderci le bilance. Sì. Voglio di pesare. Possiamo pesare. Anche qualche carnezziere. Infatti, qualche fruttivendolo. Esatto. Drago Kabuki. Evento sconvolgente. Siamo attenti. Attento con questa carta. Un altro sfidante eroico. È pericoloso. Bestia antica. Boxer. Ci apriamo la carta, esatto. Così, mi facciamo accoppiare, facciamo i cuccioletti. Un angelo. Questo è il nuovo supporto al fantasma trucco. Forte. Davvero bello. Questo pure un effetto carino. E poi giocarsi il tutto per tutto. Sì, questo è la Konami, si è sviluppata questa carta che c'è praticamente Yuma Tsukumo nella sfonda. Cioè, troppo ridicolo. Yuma Tsukumo, se per il personaggio di Zexal. Yuma. Andiamo avanti. Ora a maggio partiamo, vai alla serie TV con Yuya Arc 5. Sì. Avremo l'introduzione di questi nuovi pendulum. Sfidante eroico, mille lame. Un altro, fantasma trucco. Sì, il fantasma trucco. Colpo contro attacco. E un altro Blazeman. Per il nostro amico. Okay. Allora. Esatto. Dodo pescata. Che è il Jedi dei poveri. Anti Grumpy. Dai, mischi. Pugile il nomito. Ha un altro aborto. Sì, un altro Anti Grumpy. Robofiore. Robocop. Sì. Ehi. Che cos'è? Trasmigrazione. Tachionica. Praticamente è una. Ti annulla qualunque effetto se c'è un drago fotonico nel terreno, mi sembra. Boh, vabbè, poi la leggiamo. Quelle carte non le conosco completamente. Ah, beh, è una corto trappola comunque. Sì. Quindi comunque, abbiamo finito. Allora, diciamo che non ci possiamo lamentare. Esatto. Completamente. Cioè, comunque abbiamo già almeno del 3 per di scettro. È molto importante. Che ragazzi, Dio, quanto dire. Poi abbiamo trovato un mago leggendario. Un bel numero 86. Numero 86, un F0. Come carte, diciamo, quelle più. E poi vari supportini comunque trovati carini. Sì, cagato. Va bene, non ci possiamo lamentare. Noi siamo una sbustata seria. Sì, va sì, bene. Sì, facile. Vabbè, prossimo video sicuramente faremo un altro box. Ne apriamo. Sicuro. Vediamo di trovare questa volta. Sicuramente. Vediamo di trovare questa volta le. L'algetero Drago Bianco. No, Drago Bianco e trovare il 3x del trono del Serafino. Del Serafino e le stelle. Ok, un saluto. Ciao, al prossimo video.